Vi potrà sembrare strano, però per attaccare il joystick al mio computer, sapete cosa ha fatto il genio? Ha deciso di staccare l'archivio in cui si stava salvando questo video. E il bello è che io non manco lo sapevo. Comunque, sto giocando ora col joystick, non come l'altra volta con la tastiera, perché la tastiera mi dava dei problemi. Infatti, tutto questo è colpa della mia tastiera. Che bella la tastiera. Giocate ai giochi con la tastiera, soprattutto quelli per console. Cioè c'è su Steam sto gioco qua, però io ce l'ho, l'ho comprato dall'Xbox, quindi tanti anni fa, quindi. Tabby Slime, però non voglio i Tabby Slime, non voglio manco il Pogo Fruity in realtà, ma non voglio manco i Pink Slime. Mi prendo le Hen Hen e poi Toh, magna. Che volo ha fatto? Guarda, guarda che carino, guarda che carino. Ui, è bucciosissimo. Comunque, dammi le hen hen, le vado a riportare nel mio coso e poi vi faccio vedere. Stavo dicendo, stavo parlando da solo. Vi faccio vedere la porta che abbiamo sbloccato l'ultima volta. In teoria so che lì ci dovrebbero essere degli altri tipi di slime molto belli e che appena riesco vi faccio vedere. Vendo Step Lord e poi ci siamo. E niente, proseguiamo per la nostra strada. Andiamo a visitare questa nuova parte che in teoria ho sbloccato. La mappa. Se si apre la mappa. Come si apre la mappa? Ah, ok, così, perfetto. Ecco, che è tipo questa zona qua, mi sa. Salve. Come? Indigo Quarry. Ok. Va bene. Non ci sono slime per ora, però. No, lo slime d'oro! No, vabbè. No, vabbè, lo slime d'oro. Questo qua sparisce perché non ho niente da dare da mangiare. Mangia la cosa. No, niente, è sparito. Però le stony hen servono, eh. Ma questi cosi qua che sono, scusa? Pull this locket. Ok, va bene. Non so che sia. Solo per trovare ora le stony hen. Quindi, bene, bene, bene. Comunque sì, ho fatto il jetpack, perché qua andarci senza jetpack è tipo essere cretini. Ma dove sono finito, scusa? Là si può accedere però non penso da qua perché è un po' pericoloso. Sì, si può andare. Vabbè. Non mi sono fatto niente. Aia. Cioè quello slime lì mi è andato addosso e mi ha fatto male. Mi sono buttato da un'altezza assurda. Rock gordo. No, vabbè, assurdo. Con quello, se non sbaglio, posso sbloccare la mappa. Eccolo! Perfetto, ottimo. Eccoci qua, la zona quella bella. Questi sono tipicamente slime normalissimi. Che sembrano. Ah, vabbè, a parte questi. Questi cosi qua esplodono e non penso che li alleverò questi perché non mi piacciono troppo. Ci penserò prima, tanto so dove trovarli adesso. Ma qua c'è uno slime che è lo slime acquatico. E lo slime acquatico. Eccolo, eccolo. Si chiama Pad Slime. Bello. C'è un ponte che è crollato, che non mi fido mai nella vita a passarci, fidati. Ho due plort di Pad Slime e poi i due Pad Slime. Pad Slime, eccolo qua. Allora dice. Ha una dietra di acqua, quindi devo sbloccare il coso per dargli l'acqua, se no non mi fa le plort. Non ha niente di preferito, vabbè, acqua. Potevano scrivere acqua, era più bello. Spero di non incontrare davvero i tar, perché quelli lì sono bastiani. Vai, saliamo, saliamo, saliamo. Ok, perfetto. Gli slime notturni! Che belli questi! No, non posso. Perché ho le rock plort. Lascio delle hen hen. Questi qua, i phosphored slime, sono troppo belli. Ah, nascono solo di notte questi. E quindi serve una gabbia apposta per i phosphored slime. Eccolo, eccolo un altro. Due tabby slime e delle hen hen. In realtà è un tabby slime e una hen hen. Una rock plort. Ma sono arrivati fin qui i rock plort. Direi di sì, va bene. Vado a dormire e poi penso alle robe da fare. Sleep until morning.
Con il mio inglese perfetto, cioè proprio si sente, no? Devo fare due gabbie adesso. Una per i phosphored e l'altra per i fosfor. Tutti con la P, vabbè. Ok, allora, i puddle slime direi di metterli qua. So che si può sbloccare una zona, che è questa, con un altro sbloccatore di zona. Quanto costa? 1795. Potrei arrivarci in realtà. Però per ora i puddle slime direi di tenerli qua. Invece i phosphored slime, che sono tranquillissimi, direi di metterli qua al posto di niente, cioè è vuoto qua. Quindi se magari sti slime qua evitano di uscire, mi fanno un favore, grazie. E mangiare non, man non potete mangiarvi tutto quello che vi passa per la testa, magari. Grazie, fate un favore. Pod. Costa 450, giusto, giusto. Eccolo qua. Questo qua poi molto probabilmente lo toglierò per quando sbloccherò un'altra zona che so che c'è. Ecco qua. Che carini che ci sono. Guarda che belli che ci sono. Allora. Ora devo vendere altre plort, fare soldi e fare tutte quelle robe lì. Pink slime, voi state qua, tutto molto buoni. State fermi. No, tu vieni qua. Ok. E voi ve magnate sta roba. Perché ne lascio un po' così mi consumano. Comunque tanto ne ho 24 qua. 12 di questi. Allora, dove andate a mangiare i miei tabby slime? Poveretti che non mangiano da una vita. C'ha ragione anche loro. E direi di fare una missione perché tanto non so cosa fare adesso. Perché devo fare comunque soldi, quindi. Innanzitutto, Rostolo, ti rubo tre galline che ci sono i miei tabby slime che hanno fame, che lì se le mangiano. Avrebbe più senso aver messo un tonno, però vabbè. So che ci sono anche i giochini per i slime. So che si possono trovare in giro da qualche parte. Ecco, beh. Già cagato, già mangiato. Ecco qua. Contenti? Bene. Tabby plort. E via così. E poi vedo la missione, perché sono interessato. Avevo detto che facevo anche l'energia, che effettivamente avrebbe senso. Anche la vita. Ah, vediamo cosa c'è. Help me out there, make sure you get once owned. Ah, devo portare 7 pink slime. 2 di quelli e 10 carote, ok. E ho 26 minuti per farlo. Vabbè, in 26 minuti c'è. Cos'è? Qual è la ricompensa? What the fuck? Quella lì! Quella verde! Quella verde in una tipologia di slime. Che è sempre una parte che volevo esplorare, però mi serve ancora più boost e energia per fare cose. Ok, gli porto prima 7 pink slime, se non sbaglio. Sì. 10 carote devo anche dargli. Vabbè, le carote ne hanno in abbondanza in realtà. Quelle me le tengo così poi più tardi poi le coltivo. Me le tengo nel silo. Vedi che il silo è stata una buona idea. Ok, quanti pink slime? Penso che forse bastano, sai. Allora. Quanti slime avevi detto che ti servono? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto. Voi andatene via. Di qua. Ma voi nel cielo infinito. Pam! 10 carote. Aveva detto, potevo già farlo, però no, non ci ho pensato sta cosa. 10 carote, che ne ho 10 perfette. Perfetto. Signore, le servono due di quei cosi. Ok, perfetto. Ho capito, so dove trovarli, so dove trovarli. Ho 3 boom slime e poi ovviamente mancano 5 minuti per questo. Dagli questo. Le oka oka sono mie. Evviva! Allora, le oka oka mo le vado a mettere nel coso qua. Devo fare così e poi. Ma le plort posso metterle? Gli slime, scusa? Gli slime penso di no, scusa. Posso mettere gli slime? È rotto. Appunto. Se potevo mettergli gli slime era rotto di brutto. Però posso mettere le plort. No, tanto mi servono le plort, quindi. Perfetto. Oka oka e via così. Allora. Voi vi siete magnati tutto. Cioè, non avete lasciato proprio niente. Avete fatto colazione, belli miei. Ora, devo vendere ste plort qua e vendere pure quell'altra plort là. E mo mi devo fare una cella per questi. Per i phosphor slime. Tutte le altre cose le vediamo poi un'altra volta. Però
Vediamo, come si chiama? Oddio. Ok. E l'AirNet quando costa 425. Ancora non è del tutto pronto. Però questo qua è la nuova cella per i cosi, Phosphorus Slime. Ho preso queste e devo mettere solo l'AirNet. 946 AirNet, perfetto. E ora posso mettere i miei Phosphorus Slime. Che belli Phosphorus Slime. Wow. E niente. Direi che per questa volta possiamo concludere il video. Spero vi sia piaciuto questo video. E ciao.